Se sei un Amazon seller, probabilmente sei a conoscenza di cosa siano i codici EAN. Se invece aspiri ad esserlo, ti consiglio di guardarti questo video in quanto ti spiegherò esattamente cosa sono, a cosa servono e perché acquistarli dove indica Amazon. In particolare, i codici EAN sono una serie di numeri che si trova sotto il codice a barre, quindi è sufficiente che tu prenda un prodotto che trovi nella tua abitazione o che acquisti online e nei negozi fisici, guardi sotto il codice a barre, quello è il codice EAN, è un codice composto da 13 cifre che identifica un'azienda e un prodotto. Perché è importante avere questo codice? Perché senza lo stesso non puoi caricare i tuoi prodotti su Amazon. O meglio, se la scheda prodotto è già esistente, ti basterà semplicemente agganciarti a questa. Addirittura con lo smartphone potrai inquadrare il codice a barre con la fotocamera e agganciarti in modo praticamente automatico, inserendo giusto le quantità di quel prodotto senza dover inserire nessun tipo di codice. Ma se non è presente quella pagina prodotto, dovrai crearla da zero, di conseguenza inserire un codice EAN. Ecco, Amazon richiede assolutamente in modo obbligatorio l'inserimento di questi, proprio perché devono andare a identificare esattamente un tipo di prodotto. Tuttavia, esistono delle eccezioni, in particolare è possibile chiedere l'esenzione all'utilizzo dei codici EAN. Per far questo devi avere un marchio registrato, fare richiesta ad Amazon e ottenere l'autorizzazione. È un procedimento semplice che appunto richiede questi presupposti per poter essere accettato. Dove si possono acquistare i codici EAN? Allora, i codici EAN possono essere acquistati ovunque, anche nei marketplace. Ogni tanto si trovano delle inserzioni anche sullo stesso Amazon, ma sono presenti anche dei siti che ti vendono dei codici EAN. Tuttavia, da policy Amazon richiede esclusivamente l'acquisto presso la piattaforma GS1, che è l'unica associazione riconosciuta per poter emettere codici EAN. In particolare, questa piattaforma richiede un versamento di circa 400 euro per l'attivazione, diciamo, della registrazione e circa 80-100 euro all'anno per mantenere attivi circa 1000 codici. Ovviamente, se hai necessità di averne di più, l'ammontare da dover sborsare sarà superiore e varia anche in base al fatturato che tu generi. Perché abbiamo la necessità quindi di acquistarli esclusivamente su GS1? Perché appunto Amazon lo richiede, Amazon richiede esclusivamente che siano acquistati presso quella piattaforma. Ma non solo, Amazon prevede anche da policy le conseguenze se non utilizzi quei codici. Nelle policy è specificato in particolare che se dovesse accorgersi di una tale violazione, potrebbe arrivare a rimuoverti i privilegi di vendita e quindi non accettare più la tua candidatura sostanzialmente a poter vendere presso il proprio marketplace. Quindi assolutamente è una conseguenza molto negativa. Quindi chi si approccia e mi fa delle domande relative a dove è possibile acquistare questo tipo di codici, mostrandomi dei siti, mostrandomi delle inserzioni nei marketplace, a prezzi molto vantaggiosi rispetto a quelli di GS1, sconsiglio sempre di fare questo tipo di acquisto. In quanto acquistare un codice a 10 euro potrebbe rivelarsi la scelta più sbagliata che possiate fare ancora prima di iniziare il vostro business su Amazon. In particolare, cosa può succedere? Anzitutto può succedere che quel codice sia già associato ad un prodotto, quindi voi non potete saperlo fin quando non inserite quel codice su Amazon. È possibile che, ad esempio, voi acquistiate un codice e troviate che lo stesso sia già occupato da un prodotto all'interno del marketplace, quindi quel codice è inutilizzabile. Avete sprecato 10 euro. Sono 10 euro, certo, ma se immaginatevi di doverlo fare sequenzialmente, quindi se vi capita più di una volta, l'esborso può anche essere consistente. Un altro aspetto fondamentale che si ottiene acquistando i codici presso la piattaforma GS1 è l'immediata riconducibilità dei prodotti alla vostra azienda. Questo perché? Perché l'abbiamo detto in precedenza, la prima parte del codice è associata inscindibilmente ad un'azienda, la seconda parte del codice invece identifica il prodotto. Quindi, quando voi acquistate dei codici
fuori dalla piattaforma GS1, sostanzialmente state acquistando dei codici che sono stati generati dalla piattaforma, che sono intestati ad un'azienda, ma che l'azienda sostanzialmente non utilizza più. Quindi sono dei codici che sono attivi, perché si continua a pagare l'abbonamento per mantenerli attivi, ma che comunque nella prima parte identificano un'azienda diversa da voi. Questo vi può creare una marea di problemi sia per quanto riguarda la tutela all'interno di Amazon che all'esterno. Ad esempio, se voi non avete ancora il marchio registrato e qualcuno si aggancia alla vostra pagina prodotto, avrete molta difficoltà a farlo sganciare, a ottenere tutela da parte di Amazon. Anche, dimostrare che il prodotto vi sia appartenente è difficile se non avete appunto un codice EAN che lo associa inscindibilmente alla vostra azienda. Avendo invece un codice univoco, in questo caso, è più facile dimostrare la paternità di un prodotto, quindi è più facile ottenere tutela. Ecco che spesso spendere poco significa spendere di più, quindi quando mi si chiede se è possibile acquistare dei codici a barre presso altri siti, io riferisco sempre che è sì possibile. E magari i codici funzionano anche, sono anche dei codici generati dalla stessa piattaforma GS1, quindi sono assolutamente genuini. Tuttavia, ci sono tutta una serie di controindicazioni che ricordo sempre. Quindi, minare un business dalle fondamenta facendo una scelta di questo tipo, ancor prima di averlo iniziato, per poter risparmiare una cifra che tutto sommato non è così elevata, a mio avviso non è la scelta corretta. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Non dimenticarti di iscriverti al canale per restare sempre aggiornato. Ciao e al prossimo video!